faccia della statua! Sguattera! Vergogna, sei una strega! Su, morirai all'inferno! Brucerai per vergogna! Vincente! Sei una strega! Vergogna! Artemisia, io la chiamo uno shock artistico, la nemesi dei violenti. È qualcosa che non è che sensibilizza, non è che fa riflettere, è qualcosa che previene e trasforma le persone, esattamente come la classe di bulli in gita scolastica viene trasformata proprio alla mostra di Artemisia, che è una mostra incantata. Ecco, il teatro, io nel mio piccolo lo chiamerei il luogo dove vive la vita, dove la vita vive. C'è un posto a Prato dove si promuove cultura della parità di genere, rispetto alle differenze e consenso nelle relazioni. Questo posto si chiama Centro Antiviolenza Lanara. Noi lavoriamo tanto per la sensibilizzazione in prevenzione alla violenza di genere. Facciamo progetti educativi per le scuole, ormai in modo strutturato da anni. Quando abbiamo assistito allo spettacolo Che l'Artemisia Gentile siamo rimaste davvero colpite dalla consapevolezza e dalla maturità con cui i ragazzi e le ragazze avevano scritto questo testo con la guida di Stefano Luci, il regista. Sono loro che sono venute per un passaparola a vedere lo spettacolo la prima volta Che l'Artemisia Gentile e ci siamo trovati subito. È stato proprio un click, un colpo di fulmine. Perché abbiamo la stessa energia e perché con Lanara crediamo nei percorsi a lungo termine. Non è niente, ma dice che mi ama, però oddio, effettivamente mi ha violentata. Non mi piace, non è l'uomo dei miei sogni e soprattutto io non voglio che mi tocchi. Ho i brividi, ha tentato di baciarmi. Sentirsi impotente e sottomessa è stato straziante. Quell'uomo mi ha presa e mi ha violentata e io sono conosciuta per questo, per essere la prima donna che è stata stuprata e l'ha detto. Artemisia Gentileschi è una pittrice dell'inizio del Seicento, è una pittrice che in quell'epoca fa una professione da uomini e su questo io la sento molto simbolica. Lei fu violentata, stuprata dal proprio insegnante di pittura, era figlia di un pittore che la invia a imparare la professione da Agostino Tassi come maestro di prospettiva. Lei viene stuprata da lui nel 1611, dopodiché decide con suo padre a fianco di affrontare un processo dove lui venga giudicato per quello che ha fatto, un processo complicatissimo dove lei viene sottoposta addirittura a torture per dimostrare che quello che raccontava era vero. Petto in fuori, non abbassate, non la schiena in avanti ma indietro, sguardo all'orizzonte fiero, statue di sale, veramente paletti in quel posto. La genesi del progetto su Artemisia nasce ormai 2 anni e mezzo fa all'incirca, all'interno del laboratorio teatrale del Liceo Copernico di Prato. I primi 2 anni ci siamo concentrati sempre su tematiche sociali. Il terzo anno però c'è stato un salto di qualità, un cambio di marcia. Mi è stato chiesto di lavorare sulla violenza di genere, sul bullismo e sul cyberbullismo. Ti ha violentata? Ti ha fatto del male? Un po'. Ma non è niente. Si chiama violenza. Non lascerò che ti tocchi ancora. Alessia, hanno ragione. No, tu non capisci. Lui ha delle foto e se si arrabbia. Ma dice che mi ama. Questo progetto è nato appunto per l'esigenza di dover trattare appunto questo tema, che è un tema molto importante, che è la violenza di genere. Molto spesso magari mi sento dire siate un po' pesante in questa storia della violenza sulle donne, eccetera eccetera, anche lo spettacolo l'avete fatto diverse volte, è un argomento che poi verranno agli spettatori. Il punto è che ogni volta che usciamo di casa noi donne vedo che siamo molto oggettificate, allora lì mi ricordo
che c'è bisogno di sottolineare queste situazioni di disagio e anche di violenza che continuano a esserci, che persistono nella vita di tutti i giorni. Perché le donne non sono esseri inferiori a nessuno. E per questo non devono esistere violenze. Ma questo vale per tutti. Anche per questi giovani adolescenti ebri che molto spesso si rivelano molto più maturi di tanti e tanti adulti. La disparità di genere oggi si sente, secondo me, non tanto in aspetti macroscopici, ma tanto in aspetti microscopici. Abbiamo iniziato a lavorare ad Artemisia Gentileschi da ormai un paio d'anni. Da subito ci è sembrato uno spettacolo molto forte, sia per gli argomenti trattati, ma anche per il modo nel quale vengono proposti. Questa caratterizzazione dei personaggi, questa estremizzazione dei loro tratti anche più negativi, mette in luce gli aspetti quasi più bestiali degli esseri umani. Ma quale ipocrisia! L'importante è che piaccia alla gente. DJ, attacca la mia musica. Oh! No, raga, ma la mia musica! Della discoteca, i ragazzi hanno fatto delle storie all'inizio perché non la capivano. In teatro c'è una comprensione che va al di là del cerebrale, del concettuale, Dio mio. La poesia deve essere poi sentita e alla fine l'hanno capito, perché gli ho detto: ragazzi, in discoteca avvengono gli episodi di bullismo peggiori, adesso lo sapete. Questa discoteca è un altro esempio di nemesi, di giustizia, di legge del contrappasso. Tant'è vero che poi dopo esce fuori il monologo in cui la nerd si riscatta. Ogni sera, quando vado a letto, spero che la mattina dopo i miei occhi non si aprano. Quindi io j'accuse. Ok. È un j'accuse. Io mi hanno chiamato puttana. Ognuno di noi poi ha dato un contributo scrivendo una parte del testo. Io, per esempio, ho scritto il monologo che fa una mia compagna, il monologo della ragazza bullizzata dopo la discoteca. Per quanto riguarda essere vittima di bullismo, c'ero già passato e quindi un po' mi potevo ricollegare con la mia storia. Penso a una spada di ghiaccio conficcata nel cuore al pubblico. È iniziato tutto un giorno a scuola, un giorno qualsiasi, lontano, non mi ricordo nemmeno quando precisamente. Entrai in classe e vidi quello stesso sguardo di disprezzo negli occhi di tutti i miei compagni. E io sinceramente mi ci sono tanto tanto ritrovata nel ruolo sia di Artemisia sia nel ruolo di Francesca. Per quanto riguarda Artemisia, perché anche io ho sofferto tanto per quello che volevo essere, che non mi hanno detto tante volte che non potevo essere per l'aspetto fisico, per il carattere, per tanti fattori, e invece per il ruolo di Francesca, perché per questi stessi motivi che ho appena elencato sono stata spesso bullizzata, sono stata spesso sminuita, soprattutto per l'aspetto fisico. Che quel video era stato fatto dalla persona di cui mi fidavo di più. Demoralizzare, portare in basso una donna, significa portare in basso l'umanità, perché la donna è proprio il simbolo di una umanità che cresce. Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla storia di Artemisia Gentileschi, naturalmente io stesso ero un po' spaventato. Avevo una grande fiducia nel mio gruppo teatrale, ma comunque dovevo tener conto di ragazzi e ragazze che avevano un'età in cui si è fragili. Purtroppo la galassia dei social è vasta e nasconde tanti pericoli. Quindi sono entrato in punta di piedi, i ragazzi hanno scritto dei canovacci molto forti, come dovevano essere, molto profondi, ma attenzione, si parlava di violenza domestica, molestia da parte di un vecchio. Sembra quasi una divinità greca. Vorrei che fosse mia.
Mi capite? Sì, capisco, capisco, ma perlomeno la fanciulla ricambia i vostri sentimenti. Io lo rifiuto! Odio quel vecchio! Non deve più osare toccarmi! Devo parlare con mio padre prima che possa farlo lui! Distruzione delle pari opportunità. Stupro. Ingiustizia. Diffamazione e fango dell'opinione pubblica. No, quella volta è stato fantastico. Ma scusa, aspetta, ma quanto l'hai tenuta chiusa in bagno? Vabbè, tipo due ore. Due ore? Ma stai scherzando? Ma l'hai vista? Ma dai, no, aspetta. Io stesso nel recitare tale ruolo talvolta ho il magone, praticamente. E difatti mi rendo conto di quelle che potrebbero essere le conseguenze di determinati comportamenti, di determinate cose che escono dalla mia bocca su altre persone a livello psicologico, ovviamente. Vado a prendere in giro una ragazza per il suo peso, per la sua stazza, per la sua bruttezza, per esempio. È così grassa che se va in mare la scambiano per la Sardegna. È così grassa che come cintura deve usare l'equatore. Con battute superficiali e esclusivamente atte a scattare ilarità nei miei amici. L'attività teatrale è stato un momento di grossa crescita per i nostri ragazzi, sia dal punto di vista della creatività, dell'espressione e anche, secondo me, dell'interiorizzazione delle tematiche trattate. Un'esperienza che ormai è diventata importante dal punto di vista anche normativo, perché la recente introduzione dell'educazione civica nel curriculum di tutte le scuole italiane, diciamo, va in questa direzione. Sicuramente le esperienze maturate verranno ripetute all'interno delle ore dedicate all'educazione civica. Questa iniziativa è importante perché intanto coinvolge le ragazze e i ragazzi delle scuole che sono i primi nostri portavoce di quello che vorremmo per il futuro, cioè una violenza che non esista più, una consapevolezza nelle relazioni umane, un modo di stare insieme che faccia capire ai ragazzi e alle ragazze che non è un possesso lo stare insieme, ma è una crescita reciproca. Oggigiorno l'intrattenimento ce lo dà la televisione, ce lo danno i talent, ce lo dà un mondo che vuole manipolarci e decerebrare, ma attenzione, il teatro invece ci può dare la fantasia, ci può dare l'educazione sentimentale, ci può dare un significato profondo e ci può insegnare a vivere. Allora abbiamo detto usiamo l'intrattenimento, usiamo il diletto come gli antichi, mettiamoci dentro la vostra modernità, ma una volta che li abbiamo catturati, questi adulti, ok, col diletto e con l'intrattenimento, andiamo come una lancia, come una mano fredda sul cuore a fargli vedere come dovrebbe essere la società. E questo è stato un grande risultato. Ho creato una compagnia di professionisti che è andata oltre la scuola. Non è più laboratorio scolastico. È veramente una bottega di vita. Non credi che sia arrivato il momento di provare, non so, a mentire? No, non cambierò la verità dei fatti. Non dirò mai ciò che gli altri vogliono che io dica. E ancora più importante, non permetterò che mi si sottovaluti, soltanto perché sono una donna. Messi figli! Il cambiamento è fondamentale, lavorare su una cultura diversa, costruire una cultura diversa, fatta di parità, fatta di abbattimento degli stereotipi di genere, significa abbattere quel terreno dove la violenza affonda così profondamente le sue radici. Se non ci fossero gli altri 364 giorni sarebbe, come dire, un po' retorico forse celebrare questa giornata e avere un momento pubblico. Quest'anno poi era ancora più importante esserci perché la pandemia, il fatto che per mesi siamo stati chiusi dentro casa, ha acuito, se possibile, questo problema, perché ha reciso almeno in parte i legami e la capacità di arrivare a intercettare il fenomeno della violenza, che è un fenomeno che riguarda le donne, ma in realtà è una questione quasi esclusivamente maschile, che interroga noi prima di tutti.
This is good.